potesse avere un valore economico, è stata portata via. Ci hanno lasciato soltanto i tramezzi e qualche frammento di vita vissuta che ormai evidentemente non era più utile. Contento di essere stato qui all'inaugurazione. Per quanto mi riguarda, io personalmente come sindaco di Napoli e questa città, la parte più sensibile di questa città, non solo non dimentica, ma lotta ogni giorno per cercare di costruire un altro mondo migliore, come era il sogno poi tra l'altro di tantissimi ragazzi nel 2001 a Genova. Abbiamo scelto di dedicare una delle puntate del nostro viaggio attraverso la provincia al Corpo di Polizia Provinciale perché riteniamo che la Polizia Provinciale svolga un'attività intensa di contrasto ai crimini, soprattutto di carattere ambientale, e che però la cittadinanza ancora non ne percepisca pieno il ruolo. Castello oggi presenta 56 sale museali. Perché Napoli ha tutti i presupposti per diventare ancora la capitale d'Europa di cultura, per tutto quello che noi abbiamo: monumenti, artisti, opere d'arte, e potrebbe essere veramente un grande faro di cultura ancora adesso. Idea potrebbe essere quella di avere un sito, un luogo deputato dove raccogliere tutte le documentazioni di questi 50 anni di studio che si è fatto sul mondo etnico popolare campano, poi sensibilizzare nelle scuole di tutta la Campania la lingua napoletana. La lingua. Lei ha sempre sostenuto che è la lingua. La lingua napoletana va protetta. Facendo all'ombra facciamo arrivare, addosso una manegna arrivare. Da una terra tua luna si spoglia a noi, e a notte la boina l'ama sotto voi. Uva da verna un po' più giù ci va, muriava l'angela moi che si sta. Te non lo so voi se l'ha nasciuta, ma la gobba ti è uscita a te? No, me... poco. It's not how you fall, it's how you land.
sopra le menti degli uomini, liberando gli infelici mortali dai loro dolori. Com'è dolce dimenticare d'esser vecchi. Il soffio del flauto di Frigia trasporta gli uomini al delirio. Ecco, allievo è delle menadi e dei satiri folli. Napoli insieme a Vienna, prima città d'Europa per produzione di vino, e se oggi siamo primi per cultura e turismo è anche grazie al vino, alla gastronomia e alla valorizzazione delle terre. Mai più terra dei fuochi, invece terra di passione, di qualità, di grandissime tradizioni antiche, come è stato detto stamattina, che ci portiamo dall'epoca dei Greci. Squarciato s'apre in antro il lato grande della rupe eubea, là dove 100 accessi menano 100 porte, da cui fluiscono altrettante voci, responsi di Sibilla. Virgilio ci racconta che Cuma, oltre ad essere la sede della Sibilla, è anche il luogo per andare nel regno dell'oltretomba. Infatti da qui inizia il viaggio misterico di Enea. Un condottiero venuto dal mare di nome Enea, scappando dalla sua città in fiamme, giunse in Italia, sulle coste campane. Arrivato a Cuma incontrò la sacerdotessa del tempio di Apollo, Ambrisia, detta anche Sibilla Cumana, la quale lo accompagnò attraverso il regno dei morti. Sosteneva, confesso che mi sono divertito. Io forse la cosa più bella di Maurizio è questo suo amore per la vita. Lui amava la vita. Vorrei che si comunicasse soprattutto questo, di un uomo appassionato della vita e dei suoi ideali. Mi hanno consegnato una forbice da sarto e quello dovevo far tagliare i capelli alle donne che ormai erano morte, asfissiate. C'erano molti ragazzi che estraevano dalla camera gas questi cadaveri. Dopo essere cremati la cenere veniva portata fuori con delle carriole, c'era un setaccio, buttava la cenere, quella parte fine che non si vedeva che era cenere, che erano ossa di morti, allora quella più grossa veniva ancora schiacciata finché non passava tutto di là. La cosa che mi ha colpito di questa esperienza soprattutto è il silenzio che è sceso veramente su un gruppo folto di un centinaio di persone, una visita così composta e silenziosa, soprattutto da parte di ragazzi anche di scuole medie, colpiti da questa realtà, come se si fossero calati in questo silenzio, in questa suggestione. Punto di partenza per sensibilizzare, per comprendere la vera natura di tutto ciò che succede, la vera natura del futuro che ci aspetta. Perché sei qua oggi? Perché ritengo che sia un evento internazionale fondamentalmente, è qualcosa che seguo e accompagna tutti i giorni il TED per la voglia di crescere, di avere idee, di essere in contatto con qualcosa che è nuovo, che non riuscirei ad avere senza una piattaforma così prestigiosa. Averla qui a Napoli per me è un evento fondamentale.
Siamo partiti con la diretta, vi ricordo che oggi è la presentazione di un documento importantissimo che sarà illustrato da alcuni relatori e che a breve questo documento sarà presentato in un incontro pubblico. Raise the voice.